Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono il professor Luca Bortolussi e sono il coordinatore della laurea triennale in Intelligenza Artificiale Data Analytics e della laurea magistrale in Data Science and Scientific Computing dell'Università degli Studi di Trieste. In questo webinar vi presenterò brevemente la nostra offerta formativa in questi ambiti e sentiremo anche delle testimonianze di alcuni studenti che hanno scelto questo percorso. Bene, allora iniziamo. Iniziamo in realtà con un po' di folklore e osserviamo un po' questi volti. Queste foto sembrano anche fatte con una buona risoluzione, ma hanno una caratteristica peculiare. Sono tutte foto di fotografie di persone che in realtà non esistono. Infatti sono volti sintetici generati da un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato da ricercatori di Nvidia, l'azienda che produce schede grafiche. Questi algoritmi, fino a qualche anno fa, erano fantascienza e hanno una caratteristica particolare. Sono tutti metodi che si basano sul concetto di apprendimento automatico o machine learning. L'idea in fondo non è quella di cercare di spiegare ad un calcolatore, ad un computer, come generare un volto di questo tipo, ma lasciare che lui, che esso impari da solo a svolgere questa operazione, osservando tanti volti di persone esistenti. Ecco, questo tipo di tecnologie soprattutto stanno avendo un impatto incredibile in tutta la nostra società, in praticamente ogni ambito della nostra società. La vita, il digitale sul web la conosciamo e la viviamo tutti, e lì dentro c'è una grande quantità di dati che vengono prodotti, quindi una grande quantità di informazione che può essere data a questi algoritmi di apprendimento automatico per imparare le cose più variegate. Per esempio, dal punto di vista dell'intrattenimento, pensate a Netflix o ad Amazon Prime, quanto bravi sono a suggerirci la prossima serie o il prossimo film da vedere. Ma l'impatto di queste tecnologie va ben oltre semplicemente l'intrattenimento. Gli impatti sono ovviamente incredibili nel mondo industriale dell'industria smart 4.0, incredibili nell'ambito della guida autonoma, dei veicoli a guida autonoma che rivoluzioneranno il mondo dei trasporti. La capacità, diciamo, di analizzare e riconoscere e processare immagini in maniera più o meno simile a quella che siamo in grado di fare noi umani, permette applicazioni per esempio in medicina, nell'analizzare radiologie piuttosto che TAC in automatico, piuttosto che appunto nella guida autonoma, nell'industria o in altri ambiti come la sicurezza. Altre applicazioni riguardano per esempio la traduzione automatica o la capacità di riconoscere e di rispondere in maniera intelligente a domande fatti in linguaggio naturale, cosa che anche insieme alla visione sta un po' trasformando la robotica, la capacità di diagnosticare malattie anche in maniera preventiva. Insomma, più o meno ogni ambito della nostra vita è soggetto a una sorta di trasformazione grazie a queste nuove tecnologie. E tant'è che, in questa piccola citazione, c'è chi definisce l'intelligenza artificiale la nuova elettricità, quindi come l'elettricità alla fine del XIX secolo ha trasformato in maniera profonda la società di allora, di fatto innescando la seconda rivoluzione industriale. Oggi l'intelligenza artificiale sta trasformando la nostra società in maniera rapida e profonda, e di fatto innescando nuove trasformazioni, forse che vanno ben oltre quelle industriali. Ora, prima di raccontarvi più nel dettaglio il percorso di studi, lascerò la parola a un mio collega, il professor Luca Manzoni, che invece vi farà un po' di storia. Buongiorno a tutti, sono Luca Manzoni e oggi volevo parlarvi un poco della storia dell'intelligenza artificiale. Sebbene l'intelligenza artificiale sia entrata nelle nostre vite solo di recente, le sue origini risalgono a diversi decenni fa. In particolare si pone come evento fondante una conferenza tenuta nel 1956, in cui venne diffusa questa idea che una tecnologia a quel tempo nuova, le macchine calcolatrici o computer, potesse essere utilizzata non solamente per fare conti, ma
ma per imitare il comportamento umano, in qualche modo per ottenere delle macchine intelligenti. Certamente ci si dovrebbe scontrare con le grandissime limitazioni della potenza di calcolo dell'epoca. E la ricerca in intelligenza artificiale ha seguito alti e bassi per altri 40 anni, con nuove scoperte, come le reti neurali, metodi per effettuare dei ragionamenti, che si scontravano però sempre con questo scoglio della potenza di calcolo e della disponibilità di dati. Forse un punto di svolta, almeno nell'immaginario collettivo, fu nel 97, quando Deep Blue, computer IBM, fu in grado di sconfiggere il campione del mondo di scacchi, Kasparov. In qualche modo fu una prima dimostrazione che un computer poteva essere in grado di competere in un'attività, a quel tempo puramente dominio umano, il gioco degli scacchi, a livelli fino a poco prima impensabili. Quindi in grado di superare l'umano in un qualcosa che era solo dominio umano fino a quel momento. Ma cos'è cambiato poi negli anni? Perché l'intelligenza artificiale non è poi fiorita solo nel 97, ma è negli anni recenti che c'è stato questo grande boom. Questo è dovuto a una tempesta perfetta di tre fattori. Il primo sono gli algoritmi di machine learning, in alcuni casi già sviluppati decenni prima, per esempio gli algoritmi di base per le reti neurali sono degli anni 80, ma non erano mai stati applicati su grande scala per mancanza di una grande potenza di calcolo, che invece adesso è disponibile, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di GPU o schede grafiche che forniscono la capacità di accelerare esattamente la tipologia di calcoli di cui hanno bisogno gli algoritmi di machine learning moderno. Ma tutto questo sarebbe inutile se non fossero anche a disposizione grandissime quantità di dati in grado di alimentare queste tecniche di machine learning e permettere quindi questi algoritmi di apprendere. Possiamo vedere il rapido sviluppo che c'è stato, per esempio, nella classificazione delle immagini. Vediamo che un umano si colloca all'1,5% di errore e nel 2011 eravamo ben distanti dal livello umano, con un 26% di errore. Ma poi, rapidamente, grazie all'utilizzo di tecniche di machine learning moderne, alla disponibilità di grandi potenze di calcolo e di grandi quantità di dati, si arrivò quasi a livello umano nel 2014 per poi superare il livello umano nel 2015. E questo era 5 anni fa. Ci sono stati poi continui sviluppi da 5 anni fa fino ad ora. E ora cedo di nuovo la parola a Luca Bortolussi. Bene, bentornati con me e riprendiamo con un'altra citazione, questa volta di un giornalista, Graham Wood, che dice una cosa abbastanza interessante del mondo in cui viviamo. Dice: il cambiamento non è mai stato così veloce prima e non sarà mai più così lento. Cosa vuole dire Graham Wood con questo? Vuole dirci che la trasformazione, soprattutto quella tecnologica, è così rapida oggi e sta accelerando. E quindi noi viviamo in un periodo di cambiamenti sempre più repentini e sempre più rapidi. Questo ci pone delle sfide a noi come individui nel sapersi adattare a un nuovo mondo che verrà. Per più giovane si è, più facile si è, ma poi si cresce e nel frattempo i cambiamenti continuano. Ma pone anche delle incredibili sfide nell'ambito dell'intelligenza artificiale e nello studio dell'intelligenza artificiale. Questo perché l'intelligenza artificiale è uno dei mondi tecnologici che è soggetto ad un tasso di evoluzione più rapido rispetto anche a tanti altri. Vi faccio un piccolo esempio. Nel 2003, due degli scienziati più famosi e importanti nel mondo dell'AI, in un libro
mastodontico di oltre 1000 pagine che descrive diciamo, diversi aspetti di questa disciplina, scrivevano relativamente al gioco del Go, un gioco orientale di strategia basato sulla dominazione di territori, che gli algoritmi più evoluti di intelligenza artificiale nel 2003 giocavano a livello di dilettante un po' scarso. Poco più di 10 anni dopo, quindi molto prima di qualsiasi più rosea previsione di Russell e Norvig, Google produce un algoritmo, AlphaGo, che sconfigge il campione del mondo. Senza pietà, diciamo 5-0. E questo algoritmo è anch'esso basato su queste tecniche di machine learning, di apprendimento automatico. Sostanzialmente ha imparato a giocare a Go giocando milioni di partite, miliardi di partite contro se stesso. E però siamo passati in pochi anni, una manciata, una decina di anni, da considerare un problema insolubile a risolverlo in maniera straordinariamente efficace. Considerate che l'addestramento, quindi il tempo che ci impiega questa macchina giocando contro se stessa per diventare un campione di Go, è circa di 3 giorni nel 2017, oggi sarà sicuramente ridotto. Ecco, questo ci dice quanto rapidamente impatta l'AI, perché quanto rapidamente si trasforma e anche quanto rapidamente trasforma tutto ciò con cui entra in contatto. Pensate che per il 2021, quindi fra poco, l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'industria è stimato in un report di qualche tempo fa nell'ordine dei 2,9 trilioni di dollari, che sono 2.900 miliardi, un numero astronomico e che ovviamente sarà destinato a crescere, che impatta sia sulla gestione del rischio, che sul modo di fare marketing, che sul modo di gestire le operazioni. E si sospetta che nel 2025 circa il 90% dell'attività di un'impresa avrà, diciamo, farà riferimento delle capacità di intelligenza artificiale. Quindi capite che anche dal punto di vista economico l'AI sta diventando sempre più presente ovunque. E questo ovviamente porta a una trasformazione nella società, ma anche nel modo di lavorare. Quindi mentre alcuni lavori che sono facilmente automatizzabili sono destinati nel tempo a essere ridotti a scomparire, dagli autisti ai segretari, dai cassieri a operai in catena di montaggio, ci sono altri lavori nuovi che nasceranno, che ancora forse non riusciamo ad immaginare, e ci sono dei lavori che sicuramente cresceranno in termini di possibilità di impiego, e anzi saranno lavori dove c'era sempre penuria di esperti, e tra i primi, se osservate, ci sono data analyst, esperti in intelligenza artificiale e machine learning, esperti di big data, sviluppatori e analisti di software, specialisti in trasformazioni digitali, specialisti nelle nuove tecnologie. Quindi tutti i lavori che sono in qualche maniera connessi con l'informatica, ma soprattutto con l'intelligenza artificiale del machine learning. E guardate che questo sarà vero e rimarrà vero a lungo, perché comunque c'è un gap tra la richiesta del mondo e la capacità del mondo della formazione di fornire figure professionali in questi ambiti, semplicemente perché per imparare ci vuole tempo. Bene, e adesso vi racconto un po' la nostra offerta formativa. Inizierò dalla laurea triennale in Artificial Intelligence and Data Analytics, che è in italiano, e che è dell'Università degli Studi di Trieste, e che è una laurea che punta, diciamo, ad insegnare l'intelligenza artificiale che noi definiamo moderna, quindi soprattutto il machine learning e le applicazioni del machine learning. Per fare questo noi abbiamo fatto una scelta metodologica e abbiamo scelto di focalizzare lo sforzo non tanto nell'insegnarvi a livello di laurea triennale le nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie in questi ambiti evolvono così rapidamente che rischiamo dopo la laurea triennale di avervi insegnato delle tecnologie già obsolete, ma piuttosto di darvi gli strumenti per orientarvi in questo mondo e soprattutto di darvi gli strumenti per capire le nuove trasformazioni, le nuove tecnologie che avverranno, perché mentre la tecnologia cambia rapidamente, le idee fondazionali di una disciplina come l'AI invece non cambiano così rapidamente. E quindi focus sulla laurea triennale è una struttura fondazionale per dare solide gambe a una conoscenza di intelligenza artificiale.
Ora, l'intelligenza artificiale moderna, secondo noi, ha una natura alquanto multidisciplinare e sta in piedi su quattro gambe, alcune magari più grosse delle altre, ma comunque tutte significative, che sono l'informatica, la matematica, la statistica e la fisica, soprattutto nei suoi tratti, diciamo, di fisica statistica e fisica dei sistemi complessi. Ora vi darò un po' di informazioni su cosa si studia in ognuno di questi quattro ambiti, poi vediamo cosa si fa in ambito di AI moderna. Intanto l'informatica. Ora, l'informatica è chiaramente fondamentale, è da qui che nasce l'intelligenza artificiale. Senza informatica non si fa intelligenza artificiale, perché alla fine si tratta di digitalizzare, di automatizzare a calcolatore una serie di task. Allora, quali sono i fondamenti di informatica che sono fondamentali secondo noi per imparare AI? Beh, ovviamente tanta programmazione, ovviamente la parte di algoritmi, sia più classici che più legati al problema dell'ottimizzazione, che alcune delle idee fondamentali, dei concetti fondamentali dell'informatica e la logica, oltre che ovviamente le basi di dati, perché per fare intelligenza artificiale, per fare data science bisogna saper gestire i dati. La matematica è anche fondamentale perché ci dà gli strumenti che sono essenziali per gestire l'informazione, per estrarre le informazioni dai dati, specialmente e per fare apprendimento automatico. E qui la matematica che fa da padrone in realtà è la matematica dell'ultimo anno delle superiori, dei licei, è l'analisi. E quindi si otterrà diversa analisi anche in versione numerica, senza tralasciare un po' di algebra lineare, geometria, perché anch'esse sono fondamentali poi per alcune applicazioni, specialmente in statistica, e anche dei corsi un po' più specializzati e dedicati. La statistica gioca anch'essa un ruolo fondamentale, perché nell'analizzare i dati, nel processare i dati, nel fare inferenza, c'è bisogno di fare inferenza. E le tecniche classiche di statistica sono fortemente integrate con le tecniche moderne di intelligenza artificiale. E quindi calcolo delle probabilità, inferenze statistiche e data analytics sono dei topic che verranno trattati. E poi arriviamo alla fisica. Come dicevamo, al di là di un'introduzione, sarà soprattutto la fisica statistica e dei sistemi complessi che guarda verso quindi le applicazioni all'intelligenza artificiale. Sopra queste quattro gambe mettiamo la conoscenza, l'inizio della costruzione della conoscenza dell'intelligenza artificiale moderna. Quindi machine learning, un corso molto sostanzioso, quindi introduzione all'AI con quelle tecniche più classiche, legate piuttosto alla rappresentazione della conoscenza. E poi aspetti etici, sociali e legali dell'intelligenza artificiale, per non dimenticare che quello che si fa in questo mondo poi impatta sul mondo in cui viviamo, che le applicazioni scientifiche e tecnologiche dell'AI non sono neutre, ma trasformano la società in cui viviamo. E quindi bisogna essere consapevoli di cosa si sta facendo. Qualche dettaglio in più su questo corso di laurea triennale: il corso è ad accesso libero, quindi chiunque può iscriversi. È richiesta una prova iniziale di autovalutazione, che è il TOLCAS del CISIA, che si può fare seguendo le istruzioni indicate nel sito del corso. Questa prova è non obbligatoria, ovvero se non viene superato il TOLC ci si può iscrivere comunque, se non si è fatto il TOLC ci si può iscrivere comunque. In questi casi c'è un piccolo debito formativo che poi viene superato facendo il primo esame di analisi. È richiesta una minima conoscenza di inglese di livello B1. Anche questo viene verificato a livello di talk, e nel caso non si superi c'è, come dire, da fare del recupero d'inglese. Infine, il corso di laurea è ovviamente in presenza, si fa a Trieste, all'Università di Trieste, che è un luogo molto affascinante, è una città molto affascinante. E ovviamente in questo periodo, diciamo, di Covid, tutto è anche disponibile online. Ora, la laurea triennale di per sé non dà necessariamente una formazione completa, perché è difficile riuscire in un triennio a diventare degli esperti nel mondo dell'AI. Il rischio è quello di focalizzarsi su alcune applicazioni più tecnologiche, tralasciare i fondamentali, e poi quando le applicazioni tecnologiche non sono più alla moda, cioè fra pochi anni, si fa fatica a riciclarsi. Allora, meglio prendersela più, meglio fare le cose con calma, ma farle bene. Ecco, noi abbiamo
e offriamo una laurea magistrale in Data Science and Scientific Computing, che è la naturale prosecuzione della laurea triennale, anzi è nata prima e la laurea triennale è costruita in modo da poter essere un ottimo entry point per questa laurea magistrale. Laurea magistrale fatta insieme all'Università di Udine, alla SISSA, all'ISTP, all'Area Science Park di Trieste, quindi è una laurea del sistema Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia, che è fortemente caratterizzata sull'ambito della data science e le sue applicazioni, l'ambito dell'intelligenza artificiale e del machine learning e l'ambito del calcolo scientifico un po' più tradizionale. In questa laurea, oltre ad approfondire tematiche e metodologie di AI, di machine learning e di data science, si fanno anche una certa quota di corsi di tipo applicativo, scegliendo in qualche maniera un ramo di specializzazione, dalla medicina alla genomica, dall'ambito dei trasporti alle geoscienze, dall'ambito diciamo, della robotica, dei cyber physical systems e della produzione industriale, all'ambito delle applicazioni in ambito sociale ed economico. Ce ne sono tante, io vi invito a guardare il nostro sito della laurea magistrale se volete farvi un'idea, ma sicuramente in questa laurea magistrale c'è molto focus sull'idea di alternare la formazione tra una formazione più teorica ed una formazione più applicativa, anche di dominio, con la possibilità ovviamente di fare dei lunghi tirocini presso un'azienda, magari una tesi e poi inserirsi nel mondo del lavoro, piuttosto che diciamo un'attività di tipo di scientifico, più di ricerca in uno dei tanti laboratori di ricerca dell'area triestina e regionale, per poi diciamo che proseguire un dottorato di ricerca in questo ambito, dottorato di ricerca che sta per partire anch'esso dal prossimo anno accademico. Ecco, io con questo ho concluso la presentazione del corso, siamo a disposizione dopo questo webinar, durante questo webinar per rispondere a delle domande e siamo ovviamente a vostra disposizione se visitate il sito e ci iscrivete per ulteriori vostre curiosità. Lascio la parola adesso ad alcuni studenti che vi racconteranno le loro esperienze e il perché hanno scelto questo percorso di studi. Allora, a me piacciono matematica, la statistica e l'informatica e data science è il perfetto mix tra queste tre materie e quindi quando l'ho scoperta ho subito deciso che avrei voluto farla. Io durante il mio percorso triennale ho fatto statistica, c'era un percorso con applicazione all'informatica che però non trovava uno sbocco magistrale. Dopo le lauree triennali ho lavorato per 5 anni e poi quando ho saputo che partiva questo nuovo corso in Data Science Scientific Computing mi sono subito buttato lasciando il lavoro per poter finire il mio corso di studi. Quello che mi piace di Data Science appunto è che coniuga molto bene materie come la matematica e la statistica alla praticità, diciamo, dell'informatica. Il corso che mi è piaciuto di più è stato quello del reinforcement learning, perché abbiamo studiato come far imparare un computer a giocare a un qualsiasi gioco. Ho apprezzato molto i corsi di programmazione, soprattutto quelli tenuti in SISSA e in ICTP, perché c'è la possibilità di studiare la programmazione sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico con professori di altissimo calibro in università come la SISSA e l'ICTP con tanti collegamenti internazionali. Di sicuro il fatto è che ha sia il mare che la montagna e quindi c'è la possibilità di avere viste davvero stupende e poi il tramonto sul mare è stupendo. Io sono triestino di nascita, quindi oltre agli ovvi legami affettivi con la città, apprezzo molto la possibilità di avere sia mare che un ambiente collinare montano nello stesso posto. C'è la possibilità di fare delle bellissime escursioni nel Carso, così come rilassarsi al mare durante l'estate. E soprattutto anche durante la stagione estiva ci sono varie opportunità per i giovani per divertirsi. Io
Io sono Laura Nenzi e sono ricercatrice part-time all'Università di Trieste e all'Università Tecnica di Vienna. E a Trieste insegno al Master in Data Science e Scientific Computer in corso di Cyber Physical System. Secondo me, al giorno d'oggi, prendere un percorso in intelligenza artificiale e poi successivamente in Data Science e Scientific Computing è un po' vincere l'Enalotto, nel senso che siamo sempre più circondati da tecnologie e le persone che possono capirle sono molto poche. E nel futuro c'è e ci sarà sempre più bisogno di persone che capiscono come analizzare i dati e capiscono come trattare e come costruire sistemi intelligenti. Quindi già l'ho visto nella mia generazione di ex compagni di università che hanno trovato lavoro facilmente nell'industria e come anche nell'università questo ambito sia in espansione, ma anche negli studenti che si sono laureati nell'ultimo paio d'anni che non solo hanno trovato subito lavoro, ma hanno addirittura avuto richieste ancora prima di finire l'università. Quindi credo veramente che questo possa essere uno dei lavori più ricercati nel futuro e spero anche che nei prossimi anni aumenti il numero di donne in questo ambito, perché siamo ancora poche, ma secondo me abbiamo esattamente le stesse capacità e della controparte maschile e quindi spero che insomma ce ne siano sempre di più.